Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata. Aggiornamento in ritardo purtroppo del mese, per il mese di agosto. Ora siamo a settembre, però ci ho messo un po' a fare il video di aggiornamento. Primo è il libro Storia del cinema, 31 euro. Un libro che secondo me è molto dettagliato, è un malloppone, però scorre abbastanza velocemente. All'interno molte opinioni personali, foto. È importante forse di più del manuale, perché il manuale è un'introduzione, comunque molto dispersivo in molte frange. Questo è veramente di buonissimo livello, un libro veramente affascinante, un libro da comprare, 31 euro di libro, ma ben spesi. Freak Show 1,99, nuovo, era anche fasciato, e non so la gente con quale cervello compra una cosa da 15 euro, 20 euro la va a vendere a 5, e questo costa 1,99. Freak Show ispirato al film Freak, ci farò un video sopra a parte, perché merita veramente un grande approfondimento psicologico. Al momento è la migliore di American Horror Story, però poi magari mi sbaglio io. Warlock, fin degli anni 90, secondo me è un cult, però vabbè, è un piccolo cult. La storia è questa: il figlio di Satana va sulla Terra per liberare suo padre, perché era imprigionato da delle catene che giustamente lo bloccano, perché Satana non è che si può far andare in giro, voglio dire, perché quello scoppia tutto. Quindi cosa succede? Per cercare di liberarlo ci sono queste 5 pietre che servono per imprigionare o liberare Satana, quindi lui vorrà queste pietre, appunto. Che dire, è un film molto divertente. Io l'ho visto almeno 15 anni fa su una TV che era Italia 7 Gold, quando trasmetteva i film alle 11:30 di sera, e quindi dava questi horror di serie B, comunque cult, questi film qua. Se lo trovate a un buon prezzo, secondo me è da reperire. Può fare la sua porca figura in una collezione. Sherlock Holmes, Notte di Terrore. Film tra. Di una serie di film tra gli anni 40, quindi tra il 42 e il 45. È il solito Sherlock Holmes, ragazzi, che deve investigare solite robe, quindi si sa, è un giallo alla vecchia maniera. All'interno c'è anche un cortometraggio del 1982 che io non ho ancora visto, perché lo devo ancora vedere, Un movente per uccidere. Sempre, ovviamente, giallo alla Sherlock Holmes, quindi. Non so neanche se si trovano in giro. Se si trovano Sherlock Holmes e Notte di Terrore, cioè Terrore di Notte potrebbe anche essere interessante per i fan del noir, per i fan del giallo alla vecchia maniera come me. Candyman. Allora, ho comprato Candyman, nonostante prenderò solo il primo perché gli altri mi sembra che ne hanno fatti tre, gli altri non sono a questo livello. La storia è questa: c'è la leggenda di questo schiavo di colore che, siccome lui si è innamorato della figlia della capa, quindi del boss bianco, viene condannato a morte. Lo fanno mangiare delle api, ma prima città in un braccio, cioè una morte orribile che non augurerei. No, aspetta, forse l'augurerei ai miei peggiori nemici, perché su YouTube ce n'è un paio, e ce l'augurerei la stessa fine che ha fatto Candyman. Ora lui, praticamente la leggenda dice che quando tu ti metti davanti allo specchio, comunque, o pronunci Candyman, 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 Candyman per 5 volte, lui si materializza e uccide la gente per vendicarsi. Ora, l'ho detto 5 volte, quindi intuisco che Candyman verrà a uccidere. Che dire? È un cult da avere sicuramente, non è un film, non è eccellentissimo, è un piccolo cult, comunque secondo me può essere comprata a un buonissimo prezzo, io l'ho pagato 2 euro, come al solito. Qua si va su Hitchcock, qua andiamo su ben altra storia, L'uomo che sapeva troppo. È uno dei miei film preferiti, assolutamente, Hitchcock è un ottimo regista, cosa c'è da dire ancora? Il film parla di questa coppia che va in Marocco, a Marrakech forse, però non vorrei dire una cazzata. Un giorno conoscono Ben, che tutto vestito, tutto bello, bla bla bla, tante belle robe, tante belle robe. Il giorno dopo viene ucciso e muore tra le braccia di uno dei due coniugi dell'uomo. Ovviamente dice, prima di morire, dice che deve salvare questo uomo politico che potrebbe venire ucciso da questa congiura. Cosa succede? Quando lo sanno, il figlio viene rapito e portato a Londra da questa, appunto, ma non lo so, da questa associazione che vuole uccidere questo uomo politico. Da là la coppia cercherà di riprendersi il figlio e in più di salvare questo uomo. Allora, che c'è da dire?
Qua andiamo su un casting incredibile, su Doris Day, eccetera. È un film incredibile, un thriller pazzesco. Ti viene voglia di vedere, di dire, oh mio Dio, ma cosa, come andrà a finire? È un film veramente ben fatto, geniale. E Hitchcock, non è che c'è tanto da dire, Hitchcock, forse è uno dei più belli che abbia visto io. Ah, Sherlock Holmes e l'arma segreta, film preso a 50 centesimi. Allora, la storia è questa qui. Praticamente questo scienziato in Svizzera, siccome ha creato un'arma che potrebbe distruggere il mondo, ma cavolo, ma vai a giocare a carte, no? Ma vai a ubriacarti come tutti, no? Devi fare un'arma di distruzione di massa. Vabbè, questo saluto gli americani. Ciao americani. Allora, cosa succede? I tedeschi, le simpatiche SS che... Cioè, simpatiche perché ogni volta questi qua, cioè, come fanno a sapere che sto qui ha fatto un'arma? Vabbè, ovviamente il film non lo spiega. Le simpatiche canaglie. Cosa succede? Vogliono quest'arma totale. Lo scienziato furbo se ne accorge prima, dice: oh, sto cavolo, mo lo divido in 6 punti, così almeno col cavolo che questi qui lo prendono. Spedisce in 6 punti diversi a 6 suoi colleghi questi pezzi che, presi singolarmente, non valgono niente. Invece, riuniti fanno l'arma. Non so se è un missile, non mi ricordo se è un missile o un altro ordigno potentissimo. Moriarty, il nemico di Sherlock Holmes, ne prende 5. Ora Sherlock Holmes deve prendere il sesto e darlo ai servizi segreti inglesi, affinché lo diano agli americani per tenerlo al sicuro, per non far cadere quest'arma appunto nelle mani dei tedeschi. Mi verrebbe da dire: oh mio Dio, questi poi hanno creato la bomba atomica, ma vabbè, questo è un altro discorso. E solito giallo, anche qui è giallo l'intuizione di Sherlock Holmes, quindi è ovviamente in bianco e nero ed è un film interessante della Universal del 1942, lo leggo perché non mi ricordavo di che epoca era, del 42, della Universal. Secondo me è un buon film, interessante, uno dei vecchi gialli, però non so quanto c'è in giro. Roanoke, 1,99 euro. La gente che è malata che è, vabbè. Roanoke allora prende spunto dalla leggenda della colonia di Roanoke, quindi che è sparita a caso nel nulla, tipo 100 persone sono scomparse dal nulla, vabbè, pare tutto normale. La storia è questa qui, di questi disgraziati, perché sono veramente sfigati, cioè nel senso buono, comprano questa casa, investono soldi e si scopre, guardate un po', infestata dallo spirito dei coloni, quindi dalla macellaia, da Priscilla, che è un altro spirito orribile. E nella settimana di Luna Rossa questi spiriti si svegliano per uccidere tutti. Ah, quindi vabbè, questi qua poveracci diventano poveri perché hanno speso tutti i loro soldi per comprare quella casa lì e sono anche condannati a morire lì dentro. Ovviamente tutto si svolge secondo uno show televisivo, quindi la prima parte è la prima stagione di questo show, la seconda parte, secondo troncone, è praticamente dedicata al cast, cioè mandano il cast della prima stagione e le persone a cui è successo veramente nella stessa casa, ovviamente dove a Roanoke. Quindi nella seconda stagione ritroveremo sia gli attori fisici che le persone che l'hanno subito. Ovviamente guarda un po' nella settimana di Luna Rossa e lì vi dirò cosa succede. La zona morta, Cronenberg. Ragazzi, cosa c'è da dire di Cronenberg? Uno dei più belli di Cronenberg, c'è poco da dire. Molto bello, il libro è veramente ben fatto, fantastico, film incredibile, veramente alla Cronenberg, ragazzi, cosa vi posso dire di più? Uno dei film più belli che abbia visto. Altro film di cui non devo troppo parlare è Django di pagato 2 euro, Django di Tarantino, ottimo film, non è forse il suo più bel film, però veramente ben fatto. The World, altro film a tuo regalo, Carpenter. Allora, qui è la dimostrazione di un regista che sa lavorare, nel senso che con due inquadrature, due musiche, due giochi di luci fa un film incredibile, girato in interno, quindi negli interni, e riesce a fare un film pazzesco, riesce a fare un film che ti inquieta veramente, ti mette ansia e dice: oh, ma allora c'è veramente lo spirito, perché è la storia di questa Kristen, Kirsten, tanto lo stesso, che viene portata in un manicomio perché ha incendiato simpaticamente una casa.
Poi comunque c'è la spiegazione dopo, eh. Dentro conosce altre ragazze e guarda un po', c'è un'entità, un essere che le fa fuori, le decima di volta in volta. Ora, non vi sto a dire il finale perché questo è un bel film. Però questa, ripeto, è la dimostrazione di come con due inquadrature, con musica, con sagacia e con mestiere si fa un film, forse anche a poco budget, perché forse avrà 5 milioni di dollari, a esagerare, si fa un film ottimo. Questo è fare film. Questo, chi trova un amico che trova un tesoro, non c'è neanche tanto da dire, è uno dei miei film preferiti di loro, insieme ad Altrimenti ce l'abbiamo. Allora, qua abbiamo Sabotatore, altro film thriller. Secondo me non è il più bello di Hitchcock, sicuramente non è tra i miei preferiti, però è la storia di questo operaio che vede distruggere questo stabilimento opera di nazisti, poi lui scappa, eccetera. Ovviamente c'è la storia di mezzo. Allora, anche qui mi è piaciuto tantissimo, ma perché? Perché Hitchcock è Hitchcock, cioè non è che c'è tanto da dire, Hitchcock è Hitchcock, ragazzi, su. C'è neanche troppo da parlarne, perché parlarne troppo c'è il rischio anche di sminuire il film, invece ve lo dovete vedere. Qua i due super piedi piatti quasi piatti, e vabbè. È un altro film geniale anche questo, ottimo, mi ha fatto piegare da ridere, ma è sempre fatto piegare da ridere. Si conclude con Jumanji. Ecco, qua lo dico con una vena di tristezza, ovviamente, perché lasciando stare quello di The Rock, che quello per me non esiste, manca un attore come Robbie Williams, un attore che sapeva fare thriller, comedy, film serie, cioè pazzesco. E Jumanji è questo, lo abbiamo visto tutti, c'è una giovanissima Kirsten Dunst che è fantastica. Non lo so, poi il gioco che poi ora è diventato veramente gioco da tavolo. Tanti altri film come Mrs. Doubtfire, Toys, Giocattoli, Patch Adams, L'attimo fuggente, anche Insomnia, oddio, Insomnia, vabbè, però comunque la sua parte era buona. Insomma, un attore così veramente, e ci manca tantissimo un attore del genere, un grande, vero? Un uomo che non è stato capito, secondo me, non è stato mai capito. Perché quando uno ti dice che la peggior cosa è quello di sentirsi solo in mezzo a tutti, e magari non te l'aspetti da gente dello spettacolo, ma è una frase che ti lascia. Ed è un uomo che non è stato mai capito da chi probabilmente doveva stare vicino. E questo è uno dei film più belli che ha fatto. Metto anche Mrs. Doubtfire, perché, cavolo, oppure L'attimo fuggente con Capitano, mio capitano, cioè veramente un film perfetto. Questa era la dimostrazione di come si può fare tranquillamente cinema. C'è anche Coven di mezzo, che non ho fatto vedere Coven perché lì che lo devo vedere, lo metterò in un altro video a parte, dove vi parlerò di American Horror Story. Che dire, Coven è un'altra serie ottima, non l'ho fatta vedere, la farò vedere. È la dimostrazione di come una serie TV con un ottimo cast può veramente fare un buon lavoro, perché le scene sprat sono ben azzeccate, la musica è ben azzeccata. Non tutte le serie sono belle, a me la prima non è che è piaciuta tantissimo, però punti di vista. Questa è la mia collezione di questo mese, spero che vi possa piacere e vi do appuntamento alla prossima, quindi alla prossima puntata, ragazzi. Ciao!